sta arrivando a soluzioni che possono portare a vere e proprie rivoluzioni tecnologiche. Ma Fabrizio Tamburini è uno che letteralmente parla come mangia. E non è solo perché ribattezzò fusilli di luce i vortici elettromagnetici e le loro funzioni da applicare alle telecomunicazioni e all'astronomia. L'astrofisico veneziano, che tanto piaceva la compianta Margherita Hack, ha una leggerezza particolare nel vivere e comunicare la sua continua ascesa a nuove scoperte. Nominato veneziano dell'anno nel 2013, dopo che proprio nella sua città di origine sperimentò proprio Palazzo Ducale la bontà delle sue intuizioni, tornò alla ribalta per un successivo studio con il collega Ignazio Licata. Applicando una teoria fisica già esistente alla scoperta di un gruppo di astrofisici canadesi che le avevano dato un'altra interpretazione, Tamburini scoprì la composizione della materia oscura che occupa il 26% della massa dell'universo, con in particolare l'elemento assione. E ora un nuovo salto in avanti. L'invito per il prossimo 14 maggio a tenere presso l'Università svedese di Uppsala la Ångström Lecture, una onorificenza giunta alla 20ª edizione che riconosce i più valenti studi nei campi della fisica, dell'astronomia e delle scienze. Tamburini è il primo italiano di formazione dopo Cavalleri che la ricevette nel 2012, ma ha sempre lavorato all'estero. Altissima tra questi 20 eletti della fisica l'incidenza al passo successivo, ovvero la candidatura al premio Nobel. L'Ångström è un riconoscimento. Difatti chi presiede questo comitato è il professor Carlson, che è stato per 14 anni presidente per il premio Nobel per la fisica. Ci sono altre persone del comitato del premio, dei due premi, Crawford e Nobel, e quello che mi imbarazza un po', insomma, è che mi trovo grandissimi nomi davanti, mi emoziona, mi terrorizza un po', ecco. Davvero una prova ulteriore. Come ci si prepara? Lei intanto da quanto tempo lo sa, quanto tempo ha avuto per preparare questa lecture? Allora, lo so da fine novembre, quando mi hanno chiesto gentilmente se accettavo di essere il loro lecturer. Diciamo che ho accettato con molto entusiasmo, che non l'ho fatto vedere esattamente quando uno tira un urlo così, no, a parte gli scherzi, e ho accettato subito e ho chiamato dei miei colleghi per vedere un po' com'è la situazione, anche perché alcuni dei predecessori come Anton Zeilinger, Aspelmeier eccetera sono dei miei amici e hanno avuto anche loro la lecture. È una cosa, spero, tranquilla. Devo passare una settimana circa in Svezia a parlare, fare la lecture, poi interagire con accademici, studenti lì a Uppsala, poi a Stoccolma, e sarà un periodo abbastanza intenso e andrò un po' prima per prepararmi col mio collega Tide, che adesso è in pensione, e quando lui ha saputo della lecture è stato felicissimo, perché era non facendo parte di quel comitato un po', diciamo, esclusivo, e ha detto è fantastico, è più contento di me. Ci descrive o ci elenca quali sono gli studi che hanno portato a questo invito per la lecture? Quelli che hanno portato a questo invito sono stati quelli applicati all'astrofisica, quella della rotazione di buchi neri rivelata che può essere rivelata con la vorticità elettromagnetica, e la superrisoluzione e quella parte applicata alle telecomunicazioni, cioè ci sono sistemi di multiplexing che traerebbero benefici di stabilità e trasmissione dati adottando delle forme d'onda come quelle a vortice. Infatti su quelle sto lavorando adesso e ci sono delle novità interessanti, ma non ne posso parlare. Fabrizio Tamburini, potenzialmente il nuovo Marconi italiano, ha aperto un'esperienza inglese anni addietro. Era rientrato in Italia non andando oltre contratti precari come ricercatore universitario. I fusilli di luce gli hanno dato risonanza internazionale e un contratto di scienziato residente all'Università tedesca di Karlsruhe, ma pure qualche contatto da enti cinesi, molto interessati all'applicazione delle sue scoperte. Ci sono sistemi multiplexing che permettono di avere almeno un raddoppio stabile della banda anche per oggetti in movimento, e lì diciamo con miglioramenti notevoli rispetto alla tecnologia che c'è adesso, solo che sì, è questione di qualche mese, penso. Per l'applicazione invece, questo è un altro tasto dolente, quanto tempo poi ci potrà volere perché effettivamente possa essere applicato e commercializzato? Se tutto questo è corretto, quello che ho appena detto, credo sia un anno. In tempi molto rapidi, insomma. Un anno, due al massimo, sì. La si può definire una rivoluzione sostanzialmente? Probabilmente sì,
cioè dipende dalle leggi del mercato dopo, però c'è una parte del mercato che richiede delle cose ben specifiche e c'ho un'idea per risolverle, quindi non è niente di ultra straordinario, ma è il primo passo verso qualcosa di nuovo. Pensiamo alla Svezia, pensiamo a maggio dunque a questo incontro, e oltre a questa lecture da preparare, cos'altro c'è da preparare? Intanto psicologicamente questo approccio, questo incontro? Sì, infatti la cosa secondo me sarà l'impatto, vincere un po' l'emozione e restare un po' i piedi per terra, perché un conto è fare la lecture, poi sognare di andare un po' più avanti, quello è lecito, però bisogna vedere nei sogni un briciolo di realtà, come diceva Senna. In una lecture come questa c'è molto di quello che ha già fatto o c'è anche una piccola parte di quello che sta pensando, cioè si guarda anche oltre? Quello che farò, diciamo, legato alle applicazioni tecnologiche, non lo dirò, cioè non ho intenzione di andare oltre. Dovrò fare un excursus di tutta la letteratura che c'è stata, dei miei colleghi, dei lavori precedenti, poi presentare un po' la mia ricerca che mi ha portato qui. Cioè, mi hanno dato direttive ben precise su come fare la lecture, quindi non è che si scampi molto. Diceva che molti suoi predecessori poi hanno avuto un cammino ulteriormente radioso, quindi passaggio per il Nobel. Solo pronunciarlo non è una parola che scoppia. Ma è un sogno. Io non è che mi faccia tante illusioni, perché insomma era più facile arrivare in Formula 1 secondo me, però sognare è lecito, i miei predecessori sono grandi nomi e quindi non so, sono onorato, però sono anche spaventato allo stesso tempo.